Oggi prepareremo dei deliziosi pasticciotti leccesi, quindi rimanete con me che iniziamo subito a prepararli. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina, dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorrerà per realizzare questi pasticciotti leccesi. Per realizzare la frolla dei nostri pasticciotti leccesi ci occorreranno 250 g di farina 00, 125 g di strutto, 125 g di zucchero, un uovo intero e un tuorlo, 1 g di ammoniaca per dolci, un po' di scorza di limone, un cucchiaio di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Per la farcitura invece ci occorreranno 400 ml di latte, 100 g di zucchero, 3 tuorli, 50 g di amido di mais, 2 cucchiai di estratto di vaniglia, amarene sciroppate quanto basta e un po' di scorza di arancia. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete farlo adesso, schiacciate il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso possiamo iniziare. Allora, in una bella terrina andiamo a preparare la pasta frolla. Quindi prendiamo la farina, aggiungiamo lo strutto, lo zucchero, un uovo intero e un tuorlo, un cucchiaio di estratto di vaniglia, 1 g di ammoniaca per dolci, un pizzico di sale e un po' di scorza di limone. E adesso non ci resta che impastare. Di questo dolce esiste anche una variante sicula e una variante napoletana, ma quella più famosa è quella leccese. Una volta ottenuto un panetto liscio e compatto, lo andiamo a avvolgere nella pellicola trasparente e lo trasferiamo in frigo per almeno un'ora. Nel frattempo che aspettiamo che la nostra frolla riposi in frigorifero, andiamo a preparare la crema. Iniziamo col mettere 400 ml di latte in un pentolino. Aggiungiamo un po' di scorzetta di arancio e 2 cucchiai di estratto di vaniglia. Accendiamo i fornelli a fiamma media e facciamo sfiorare il bollore. Sfiorato il bollore, lo togliamo dal fuoco e continuiamo con la preparazione. Nel frattempo, in un'altra terrina andiamo a mettervi le uova, 3 tuorli, aggiungiamo anche lo zucchero e infine aggiungiamo anche l'amido di mais. E andiamo a lavorare il tutto con una frusta. Quando avremo ottenuto un composto spumoso e chiaro, possiamo incominciare ad aggiungere il latte caldo. E continuiamo a mescolare finché il composto non si sia completamente sciolto. Una volta che si sarà sciolto, lo andiamo a travasare in un pentolino più grande e lo mettiamo nuovamente sul fuoco. Impostiamo a fiamma media, mescolando continuamente finché la crema non si sia addensata. Una volta che si sarà addensata, spegniamo i fornelli e mettiamo un po' di pellicola a contatto. E adesso possiamo riprendere il nostro impasto e incominciare a stenderlo. Lo stendiamo con uno spessore di circa 4 mm. Questo spessore può andare bene. A questo punto ci occorreranno delle tagliette di questo tipo.
che sono specifiche per realizzare i pasticciotti. Se vi occorrono, vi lascerò il link Amazon qui sotto in descrizione. Quindi prendiamo la nostra formina e andiamo a tagliare l'impasto leggermente più grande rispetto alla formina. A questo punto prendiamo la formina e andiamo a mettere dentro il nostro impasto. Facciamola aderire sul fondo, dopodiché andiamo a eliminare la pasta in eccesso in questo modo. Ecco qua. Ripetiamo l'operazione per tutte le altre. E adesso siamo pronti per riempire i nostri pasticciotti. Quindi prendiamo di nuovo la nostra crema che abbiamo inserito all'interno di una sacca poche e li riempiamo. Devono essere belli pieni. E adesso andiamo ad aggiungere 3 amarene per ogni pasticciotto. E adesso andiamo a stendere di nuovo l'altra pasta che ci è rimasta e andiamo a chiudere i pasticciotti. In questo caso la pasta andrà stesa leggermente più sottile rispetto a quella che abbiamo utilizzato per la base. Prendiamo dei rettangoli di pasta e andiamo a coprire i pasticciotti. Li copriamo così e poi, facendo pressione con le dita, andiamo a tagliare la pasta in eccesso. Ecco qua. Ripetiamo il procedimento per tutti gli altri. E infine diamo una spennellata di albume sulla superficie. E adesso siamo pronti per infornare con forno ventilato a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Una volta sfornati li facciamo raffreddare e li tiriamo fuori dagli stampi, dopodiché gli diamo una spolverata di zucchero a velo. E adesso i nostri pasticciotti leccesi sono pronti per essere gustati! E anche questo è pronto e servito. Noi come sempre ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, mi raccomando, ricordati di lasciarmi un like e prendi in considerazione l'idea di iscriverti al canale per non perderti le altre mie ricette. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!